Alle 9.30 di questa mattina un forte nubifragio ha creato parecchi disagi nel Biellese, decine gli interventi dei pompieri e numerose le abitazioni senza energia elettrica. Un intervento notturno del soccorso alpino ha permesso di portare in salvo tre giovani che si erano persi in un sentiero sopra Rosazza in Valle Cervo. Centinaia di giovani emozionati e felici ad Europa per il multifestival. Per una notte l'altare della Chiesa Nuova si è trasformato in un palcoscenico per gli artisti cristiani. Vin Tume Tumin quest'anno non si farà. Una manifestazione che portava in piazza i sapori del territorio è stata bloccata per un mancato accordo comune-regione. Un altro appuntamento che quest'anno sarà solo un ricordo, quello del torneo internazionale di tennis che sarà sostituito dal trofeo Double Air. Buongiorno dalla redazione di Biella, apriamo dunque con la pagina della cronaca e con il tremendo nubifragio di questa mattina che si è abbattuto su Biella e sul Biellese. Molte le chiamate ai vigili del fuoco, molti gli interventi, la mancanza di energia elettrica in molte zone, i nostri ripetitori ad Europa che sono attualmente senza corrente, quindi avvisiamo che non è possibile seguirci in alcune zone su Tele Biella ma solo su Rete Biella. Vediamo il servizio dove sono riassunti i particolari disagi. Dopo le temperature bollenti e l'aria irrespirabile degli ultimi giorni, questa mattina il biellese si è risvegliato con un tremendo nubifragio che ha colpito tutta la provincia lagnera. Le zone più colpite sono l'Alto Biellese, da Praia Trivero, con la caduta di alberi, e di Tegole, dalle abitazioni. Per quel che riguarda la situazione in città, il disagio più grave si è vissuto al Favaro, con l'abbattimento di un grosso albero, causato dal forte vento. Nella caduta ha colpito i fili dell'elettricità, prima di scaraventarsi sulla strada, rendendola impraticabile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a tagliare l'albero e a ripristinare la normale circolazione. Ma altri disagi si sono vissuti in città, in particolare in via Bertodano, dove sono intervenuti sia i carabinieri sia i vigili del fuoco a causa della caduta di alcune tegole sulla strada. Una parte della carreggiata è stata chiusa per la messa in sicurezza della zona. Rami caduti anche nella zona di Corso Europa, anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco. Situazione di disagio anche sulla superstrada, dove le fronde degli alberi sono cadute in strada. In Valle Cervo, al santuario di San Giovanni d'Andorno, molti turisti sono stati bloccati a causa di frane e smottamenti che riguardano la strada che collega la valle al capoluogo lagnero. Il temporale che ha colpito questa mattina il Biellese è la conseguenza del passaggio della parte terminale di una perturbazione. Per questo il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L'avviso prevede infatti che sulla nostra provincia precipitazioni a prevalente carattere di rovescio temporale. I fenomeni daranno luogo a rovesci di forte intensità e anche a possibili grandinate. Il Dipartimento di Protezione Civile seguirà l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, i locali e le strutture di protezione civile. Intanto è ancora cronaca, sabato pomeriggio tre giovani ragazzi si sono persi nella zona di Rosazza in Valle Cervo e solo l'intervento del soccorso alpino ha permesso di portarli in salvo. Allora vediamo tutti i particolari raccolti ancora da Elena Lovero. Tre ragazzi, due fratelli di 22 e 12 anni e un loro cuginetto di 14, si sono persi nel pomeriggio di sabato mentre passeggiavano in montagna e solo durante la notte gli uomini del soccorso alpino sono riusciti a trovarli sani e salvi. A causa della nebbia i tre giovanissimi non sono riusciti a rientrare dalla strada che da Rosazza porta a San Giovannino in direzione Piedicavallo. Si tratta di un percorso che avevano già compiuto più volte ma che la nebbia ha reso più insidioso. Nella zona in cui i tre ragazzi si trovavano non vi era campo, quindi hanno comunicato con i familiari e i soccorsi solo tramite SMS. Il più grande dei tre ha deciso di fermarsi nella strada maestra, fornendo la descrizione del luogo nel modo più dettagliato possibile. L'allarme è stato dato alle 21.30, troppo tardi per far intervenire l'elicottero del soccorso alpino. Alle ricerche hanno partecipato anche tre squadre dei vigili del fuoco.
Alle 23 i tre dispersi sono stati raggiunti a circa 300 metri sopra le rovine dell'Alpe Farbose da una squadra del soccorso alpino. I tre giovani escursionisti sono stati riaccompagnati a Rosaz, dove avevano lasciato la propria autovettura. Le operazioni si sono chiuse intorno all'1:30 di notte. Ed ora una comunicazione che riguarda la viabilità nella città di Biella. Dopo la tregua del fine settimana per consentire ad eventuali turisti il transito fluido lungo le strade di Biella, da oggi sono riaperti i cantieri in via Pietromicca, in via Rosselli, via delle Ani, via Le Roma e via dei Tigli. I lavori riguardano la posa dei tubi del teleriscaldamento e la sostituzione dei pali dell'illuminazione pubblica. Andiamo ora ad Oropa, nella splendida cornice del santuario. Si sono dati appuntamento 500 ragazzi per la giornata mondiale della gioventù che quest'anno si è anche intrecciata con l'anno Domini Multifestival. Tutti i particolari da Laura Martini. Il santuario di Oropa invaso dai ragazzi per la giornata mondiale della gioventù che ha coinciso con la 13ª edizione dell'anno Domini Multifestival. All'interno della Basilica Nuova oltre 500 giovani sono stati coinvolti nello splendido spettacolo messo in scena sotto la direzione di Aurelio Pitino, musicisti soprattutto ma anche poeti, pittori, scultori, attori, mimi e ballerini che hanno intrecciato le loro arti e i loro saperi per poi esibirsi insieme in una performance. E da 00:30 di sabato il collegamento in diretta da Rio de Janeiro per l'intervento di Papa Francesco alla giornata della gioventù. Ciao Aurelio. A tutti, buonasera, come va? Voglio sentire un... C'è un'energia incredibile, Aurelio. Bellissima. Un'energia incredibile, vero? Grazie, è un grande onore essere qui con voi questa sera e poter anche come multifestival essere presente con tutti questi artisti italiani, stranieri che questa sera, che oggi con voi condivideranno la loro fede e il loro talento per l'evangelizzazione della Chiesa. Quindi è una cosa bellissima, siamo molto contenti di essere qui con voi e sarà sicuramente una serata splendida. Ho lottato contro il mondo, adesso sono troppo stanco, riposo nel tuo abbraccio e sono sicuro qui al tuo fianco. La luce mi precede nel cammino troppo scuro, tu mi lavi con la grazia quando io mi sento impuro. Il mio giorno parla chiaro e guarda avanti col futuro, che nessuno può levarmi dal mio Cristo e son sicuro. Niente ha senso se non ci sei tu. Se non ci sei tu, la mia vita dove? Dove c'è Gesù? Niente ha senso qua. Come avete visto, lo spettacolo è stato ripreso dalle nostre telecamere con la regia di Marco Fulcheris e andrà in onda domani sera su Rete Biella e Tele Biella con inizio alle ore 21. Cambiamo argomento, prima era solo un timore, ora è arrivata la conferma, la fiera mercato Vin Tume Tumin e la festa della polenta concia che si svolgeva al Piazzo di Biella quest'anno non ci saranno, scopriamo perché nel servizio. La fiera mercato Vin Tume Tumin, che quest'anno avrebbe raggiunto la 17ª edizione e la 12ª festa della polenta concia, che tradizionalmente alla prima domenica di settembre portavano al piazzo un gran numero di visitatori, non si terranno.
La Regione Piemonte, proprietaria dello stabile e il Comune di Biella non sono riusciti a trovare la quadra. Così, dopo oltre 6 anni di richieste, questi due enti non sono riusciti a consentire agli amici del piazzo di utilizzare alcuni locali e il cortile posto al piano terreno dello storico palazzo. Un vero peccato, anche perché il grande successo che riscontravano queste due manifestazioni al di fuori dei confini del biellese era sotto gli occhi di tutti. Che cosa succede? Lo chiediamo al presidente degli Amici del Piazzo, Cesare Erba. Succede una cosa abbastanza semplice, purtroppo, che noi non riusciamo più a avere la disponibilità di Palazzo Cisterna, che era un locale che ci garantiva un minimo di supporto logistico alle nostre manifestazioni. Noi abbiamo praticamente sempre utilizzato questo palazzo, fin tanto che era di proprietà comunale. Poi l'amministrazione ha ceduto alla Regione il palazzo e noi di colpo ci siamo trovati a piedi. All'onore del vero, ci era concesso ancora l'utilizzo del cortile per poter appunto lavare le pentole, depositarle. Quest'anno purtroppo anche questo servizio ci è stato negato. Parliamo ora di vita amministrativa dei paesi del Biellese, tempo di bilanci per i comuni, anche Vigliano Biellese lo ha già approvato. Non si esclude che in futuro si riesca ad abbassare l'aliquota dell'IMU. Sentiamo. A Vigliano il bilancio è già stato approvato. Con orgoglio il sindaco del paese, Luca Sangalli, afferma che ha mantenuto inalterata l'aliquota IMU e non esclude di riuscire a diminuirle. Per quel che riguarda la nuova tassa dei rifiuti, la TARES, la situazione è più complessa. Infatti il comune è riuscito a diminuire del 5%, grazie alla raccolta differenziale, la tassa comunale. Ma l'arrivo della TARES annullerà questo vantaggio. Afferma Sangalli, c'è da dire che grazie alla nostra manovra l'aumento di spesa sulla tassa dei rifiuti è stata contenuta. Per quel che riguarda il patto di stabilità, io capisco che è stata una scelta del governo centrale per contenere la spesa pubblica e il debito pubblico, ma noi, come tutti i miei colleghi, chiediamo esclusivamente di utilizzare i risparmi dell'avanzo di amministrazione. Lunedì sera inoltre vi sarà un consiglio comunale con delle proposte di modifica per tutelare i cittadini dall'inserimento della nuova centrale di cui tanto si è discusso nei mesi scorsi. Noi vogliamo che la valutazione di impatto ambientale sia zero e che se questa centrale produce calore pari a 30 caldaie, altre 30 caldaie siano spente, conclude Sangalli. Cambiamo argomento, Andrea Guasco e Irene Corsini ci portano ora a Castelletto Cervo per farci conoscere una particolare realtà. Vediamo di che cosa si tratta. Sabato il monastero di Castelletto Cervo è entrato nella Federazione dei Siti Cluniacensi, nata nel 1994 e che riunisce oggi quei luoghi che sono legati alla tradizione dell'abbazia di Cluny e che hanno contribuito allo sviluppo e all'irradiamento della stessa. Lo scopo è quello di promuovere a livello culturale e turistico il patrimonio cluniacense, si intende un insieme di strutture o di luoghi, anche in rovina, che hanno intrattenuto delle relazioni con Cluny. Tra questi vanno citati i monasteri e i priorati fondati direttamente da Cluny, quelli riformati dalla stessa abbazia e quelli che con essa avevano particolari e privilegiati legami. Il sindaco di Castelletto Cervo Renzo Selva e il presidente della Fédération Européenne des Sites Cluniacens Michel Godard hanno inaugurato e scoperto la plaque Rosace che testimonia questa situazione. Je deviens fort.
Passiamo ora alla pagina sportiva. Il Circolo Tennis Biella di Via Liguria ha dovuto rinunciare al torneo internazionale femminile, ma ripropone il secondo trofeo da Boler, evento che distribuirà un ricco montepremi di ben 10.000 euro. Dunque dal 5 al 20 ottobre il tennis biellese tornerà a giocare, come evidenzia il direttore Alessio Lollisci. Il nostro obiettivo è quello anche di far giocare nei tabelloni iniziali i nostri tanti ragazzi, soprattutto in terza categoria, in modo che possano confrontarsi con atleti di livello superiore. L'anno scorso, aggiunge, con un montepremi di 4.000 euro riuscimmo a formare un tabellone davvero molto interessante. Dal tennis al rugby, il Biella Rugby ha presentato il nuovo giocatore. Si tratta di Graham Hugh, che andrà a sostituire Diamond, che torna per motivi di studio in Inghilterra. Vediamo. È stato ufficialmente presentato durante una conferenza stampa il nuovo giocatore del Biella Rugby Club. Il neoacquisto del club giallo-verde è nato nel 1987 ad Edimburgo. Pesa 95 kg per 185 cm di altezza. Ha giocato nella nazionale scozzese Under 17, 19 e 20 e con la nazionale senior in tutti i tornei a 7 ben 4 stagioni. Fa parte di una famiglia di rugbyisti, il padre ex giocatore ora è arbitro internazionale. Fratello minore Stuart, di 21 anni, è stato il numero 10 del Lions nel tour australiano. Le caratteristiche tecniche del giocatore sono la rapidità, che lo rende difficile da placcare, e la bravura nei calci di trasformazione. Ho accettato di venire a Biella, dice, dopo aver visto la città, dopo aver conosciuto i compagni di squadra e tutta la struttura societaria. Abbiamo parlato per quasi 2 mesi della proposta di trasferirmi a Biella, ma solo dopo aver visto e conosciuto le persone che ruotano attorno alla rugby biellese mi sono convinto. Biella è una bella città per quello che ho visto, il panorama delle montagne è qualcosa di spettacolare che ti conquista veramente. La struttura societaria poi mi pare ottima, ho apprezzato i campi, la palestra e la clubhouse. E con lo sport è tutto, grazie per averci seguito, la prossima edizione del telegiornale in onda questa sera alle 19:15. Buona giornata e arrivederci.